buonasera a tutti e benvenuti al nostro consueto appuntamento qui dalla Polisportiva Messina. E tra l'altro, scusami Jenny, ringraziamo sempre per l'ospitalità, sì, in assoluto, per chi ci dà la possibilità di effettuare in questa splendida piscina le nostre trasmissioni. Noi siamo qui, ecco, diciamolo, nella parte un po' bar, no? Nella parte tranquilla, dall'altro lato c'è la piscina grande, la piscina piccola, anzi venite, cercate di iscrivervi, siamo in piena estate, un po' di momento fa bene, e ringraziamo loro per questa ospitalità. Certo, sarebbe stato bello andare sul bordo piscina, però lì c'è un'attività che non possiamo... Magari possiamo provare a farlo tra una... È una promessa che mi hai fatto dal primo giorno, vedremo come andrà a finire. Magari intanto il mese di luglio sta andando avanti e io non ho visto assolutamente nulla. Riflettori però puntati su... sulla nostra ospite. Oggi abbiamo qui in studio, chiamiamolo studio, ma in realtà è la Polisportiva Messina. Studio aperto, come diceva una volta qua. Aperto, un open space. Grace Pagano, che ringrazio per essere qui stasera con noi. Grace è una imprenditrice impegnata, organizzatrice di eventi e ormai da diversi anni nel territorio è conosciuta, anche perché effettivamente la sua attività è ampia, dal sociale all'impegno della valorizzazione del territorio. Raccontaci un po' di te, Grace, come la tua passione è diventata professione, o viceversa, la tua professione che diventa passione. Ma ci vuole l'uno e l'altro, io penso. Sì, allora, intanto tutto è iniziato per caso, che non era nella mia mente. E appunto, come hai detto tu, siccome comunque è un lavoro veramente impegnativo, perché comunque ci vuole tutta una programmazione e organizzazione. Tante volte quando si parla degli eventi sembrano che siano facili da gestire, però nella realtà non è così, anche perché dietro ci sono tante risorse umane che lavorano e quindi bisogna comunque coordinare. Ovviamente, come dicevo io all'inizio, è stato giusto per caso che ho iniziato e poi man mano mi sono proprio appassionata, anche perché alla fine io penso che il tipo di lavoro che io oggi faccio ormai da 30 anni e mi sono domandata... Quindi da giovanissima, era ragazzina? Proprio ragazzina non direi, però... Dico, adesso ormai... A casa stanno facendo i conti, in quanto potrebbe sì, essere... Anche per... Esatto, esatto. 30 anni più, insomma, più o meno... 35, sì, dai, 35. Sì, esatto. E come stavo dicendo, appunto, la passione mi è venuta sol perché quando io faccio degli eventi, e quindi principalmente sono degli sposi, no? E ho capito qual era poi il mio ruolo nella vita, che è quello di rendere felici le persone, che credo che come lavoro sia una grandissima soddisfazione, anche se ovviamente ci sono tantissimi problemi, sì, anche gestire. Ma ogni azione, ogni attività è diversa dall'altro, ogni matrimonio è diverso dall'altro, quindi tu devi anche interpretare i gusti di questi sposi o di questi signori che comunque vogliono organizzare l'evento. Assolutamente, e poi... Un po' dirò... psicologa, no? Un imprenditrice che diventa anche un po'... No, scusa, devo fare una domandina particolare. In questo contesto dei matrimoni, veramente quando ci si sposa, un uomo e una donna che vengono dall'imprenditrice Pagano e chiedono qualcosa. E come si comporta l'imprenditrice fra un uomo e una donna che magari hanno delle esigenze diverse? Deve anche mediare. È una parola, perché cominciamo bene. O in realtà, come dicono gli uomini, poi comandano sempre le donne, ma non è vero. Ma sì, metti questi fiori, metti questo, sì, metti quell'altro. Allora, devo dire che in effetti è vero, generalmente sono sempre le donne che decidono. Ah, Grace, con questa affermazione Giovanni non lo teniamo più. Bene, no, è stato un piacere, continuate voi, è finita. Adesso, sì, in questo caso... Anche perché trovo, mi permetto, scusami, degli uomini assolutamente disponibili, amore, tutto quello che vuoi. No, questo no. Questo no, non è vero. No, no, però siccome giustamente le donne generalmente è il sogno da bambina. E quindi ecco, dico, l'uomo non pensa tanto a questa parte, ma altri sogni. Esatto, altri diciamo sogni. Altri. Quindi alla fine in effetti è vero.
è la donna che comunque magari, dico, mi è capitato anche che ci sono uomini che hanno le idee chiare, che sanno cosa vogliono. Però diciamo anche che la donna che gestisce di però più. Però generalmente il è la donna, sì, che gestisce il tutto, assolutamente. Sì. Poi alla fine c'è un equilibrio sempre delle parti, Giovanni, non è che veramente proprio no, così no, che no, ci fate proprio comandare sul tutto. Mi piace il tuo lavoro, voglio sapere qualcosa in più, perché è facile dire, è un'imprenditrice, no? Però all'esterno è una parola che dice tutto e dice nulla. Assolutamente. Va bene. Assolutamente. Io volevo però un po' puntualizzare un aspetto importante, anche il grande sacrificio. Tu dicevi, parlavi di sacrifici. Cioè, cosa significa? Quindi, perché avere un sogno poi non significa poterlo realizzare. E allora quanto la motivazione è importante, quanto lo è stato per Grace e cosa consigli ai giovani, alle nuove generazioni, che comunque spesso partono un po' svantaggiati, perché soprattutto i giovani di oggi magari sono un po' demotivati, no? Pensano, ok, il mercato è saturo, come faccio, come mi muovo, tante difficoltà ci sono, soprattutto nel mondo dei giovani. Benissimo. Allora, io ai giovani il consiglio che posso dare è che comunque per ogni lavoro, anche se sei appassionato, comunque c'è il sacrificio. Non si arriva così per caso. Durante il percorso della vita di ognuno di noi ci saranno anche dei momenti bui quando cadi a terra e devi avere anche la capacità di sollevarti e riniziare di nuovo. Io ho due figli che sono già anche in età, ovviamente ne ho uno che me ne farà 25 e un altro 21. Anche i miei figli dico che sì, la passione ti porta a fare qualcosa in più, però è anche vero che la realtà è completamente diversa. Quindi io quello che consiglio ai giovani è quello di intanto di studiare, che è quello che ti aiuta a comprendere meglio anche la vita, anche perché conoscere anche il passato, io parlo anche della storia, conoscere la storia ti fa anche capire che in realtà quello che succede oggi è anche successo in passato, non cambia, magari cambiano le modalità e adesso siamo in un'epoca dove tutto più fast grazie a internet, è un mondo diverso, però il concetto è sempre quello. Io dico ai ragazzi che si devono dedicare intanto a loro stessi, studiare per loro stessi, e quello che faranno in quel momento gli tornerà utile nel futuro. Anche perché io, appunto, avendo questi due ragazzi, ho notato che quando tu sei giovane, quando hai 20 anni, 22, non pensi, cioè tutto è molto più semplice. Pensi di essere... Sembrano di essere padroni del mondo. Esatto. E non hanno capito che invece sono proprio al primo gradino di una scalinata lunga, per tutto, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, ma oggi ad un giovane che ti dice: ma io, facendo il TikToker, guadagno in un attimo quello che magari potrebbe essere percepito in un mese, come si fa? È una lotta un po' ad armi impari, vista la velocizzazione allora, della tecnologia. No, io penso, allora, qui il discorso comincia a essere un pochettino complicato, perché siamo in un ambito lavorativo. Intanto noi dobbiamo prendere coscienza, al di là del piacere o meno, che il mondo cambia, muoiono delle attività e ne nascono delle altre. Questo non significa fare il TikToker. Certo. Però il ragazzo, il ragazzino è giusto che si guardi intorno. E lo sai perché è giusto che si guardi intorno anche con cose nuove? Perché spesso il ragazzo, i ragazzi che hanno il mio affetto e il mio rispetto, hanno 1000 difetti, 100.000 difetti, però... No, non fare il medico, il campo è saturo, c'è il numero chiuso all'università, non ti conviene. Non fare l'avvocato, non fare l'imprenditore. Scusate, ma che devo fare? La parola sarebbe un'altra, ma certo. Non la dico. E allora capisci che per quanto c'è buona volontà, voglia di studiare, eccetera, ci si trova in delle difficoltà. E tra l'altro volevo chiedere all'imprenditrice o imprenditore, come si dice? No? Io... Vabbè, femminile, va bene, femminile. Messina mi risulta essere una bella città, ma molto particolare in tutte le sue componenti. Sembra quasi una repubblica autonoma, cioè dappertutto si fa così, qui si fa un'altra maniera. Ecco, fare l'imprenditrice, l'imprenditore, parliamo un po' anche dei colleghi, in questo contesto cosa vuol dire? È un contesto molto difficile, devo dire.
perché guardi, io quando ho iniziato appunto 30 anni fa, io ho una mente molto nordica, si può dire, e avevo tentato tante collaborazioni, perché secondo me la collaborazione è quello che fa crescere. Purtroppo qui a Messina, devo dire, mio malgrado, e mi dispiace, però è la triste realtà, non amano la collaborazione. E questo, e quindi la mentalità questo, nordica? La mentalità nordica si scontra con... E si è trasformata? Mi sono adattata, adeguata, però ancora oggi non ho perso il mio essere, cioè nel senso che io comunque credo alla collaborazione, perché soltanto interfacciandosi con altri riesci a ottenere dei risultati, anche perché io dico che comunque uno non può lavorare da solo, ti devi rapportare per forza con le persone. Vabbè, a prescindere dalla volontà, come penso. Esatto, comunque, però... se... Io do una cosa, tu ne dai un'altra e assieme diamo un prodotto che senza il mio o il tuo contributo... Esatto. Guarda, io senso, penso diciamo. Una cosa, che dico, io ho viaggiato molto e anche quando vado fuori proprio ho questa, cioè osservo. E allora l'unica cosa che secondo me veramente manca in questo territorio è proprio la capacità di creare insieme. Se qui a Messina avessimo la capacità di costruire insieme, io credo che potremmo camminare velocemente. Perché le teste ci sono. Assolutamente. E lo dimostrano soprattutto quando vanno fuori. Guarda caso, si abitano a quella mentalità nordica, ovest, est, chiamiamola, che magari qui non hanno accettato. La verità è questa. Purtroppo sì. È un sogno nel cassetto? Questa è la domanda finale che fa a tutti. Ok, il sogno nel cassetto. Un tanto che sei intervistata da noi e già, ecco, già è un fatto qua. Direi e io importante. Vi ringrazio intanto e poi per avermi in questo dato... contesto con l'arbitro, l'allenatore che fischia che e io tra l'altro vedo il mare e per il mare, quindi siamo in una location meravigliosa, che è una ricchezza immensa, cioè già soltanto quando tu ti alzi al mattino e vedi la luce che emana questo cielo e il mare, perché ce l'abbiamo comunque qua a Messina. Qualunque... Già ti dovresti ritenere fortunato, già. Per due progetti futuri ci sono? Allora, progetti futuri, sì. Cioè, per esempio, si potrebbe pensare a una formazione per i giovani, fare una scuola di formazione per l'imprenditoria, per attivare, e quindi anche del settore specifico, perché non c'è molto effettivamente, per esempio. C'è qualcosa, diciamo, di specifico? Di specifico, sai, c'è l'istituto alberghiero, sì, per esempio, poi agrario. Adesso, ecco, parlando dei social, ci sono anche dei spettatori, diamo anche qualche feedback in questo senso. Assolutamente. Allora, intanto c'è l'istituto alberghiero, che noi abbiamo anche qua a Messina, ma c'è anche a Giarre, e devo dirti che io ho avuto anche dei ragazzi e sono veramente molto preparati. E inoltre, adesso grazie a tutti questi social che abbiamo, c'è la possibilità, però c'è Facebook che ha la possibilità tramite proprio un meta, non parlo di corsi che sono vendibili, tra virgolette, okay. Bisogna vedere, e c'è la possibilità di potersi formare e avere quella chance in più. Io dico che secondo me oggi, se tu vuoi fare una cosa, se ti applichi, anche con fatica, però riesci a raggiungere l'obiettivo. Ecco, non bisogna mai pensare, non ce la faccio, non ce la farò. Quella è la cosa peggiore che... Ecco, io questo dico sempre ai giovani. Adesso i momenti di scoramento li abbiamo tutti, sia noi che non siamo più giovani, figuriamoci un ragazzino giovane, in età scolare o all'università. Però ci siamo passati tutti e quindi per raggiungere degli obiettivi bisogna fare la corsa ad ostacoli. E cercare di superarli. Poi altra cosa, io negli ultimi due anni nel mio staff ho molti ragazzi giovani, devo dire che questi ragazzi giovani che appunto sacrificano il loro tempo, perché generalmente gli eventi si fanno comunque il sabato, il venerdì, poi sono soprattutto d'estate, quindi sacrificano il loro tempo. Assolutamente sì. Però devo dire che se hanno un tutor
che li accompagna e che riesce a creare sintonia nel lavoro, loro si divertono anche. Io ho tanti ragazzi, a parte quelli del servizio, della sala, ma anche noi abbiamo anche l'animazione, sono tutti ragazzi giovani, devo dire. E quando vengono, io noto in loro, quando tu gli dai quella spinta, gli dai quell'energia, loro apprezzano e reagiscono in maniera positiva. Quindi... Un'ultima domanda, perché già mi fanno cenno. Okay. Formazione artigianale o industriale? Spero di essermi spiegato bene. Sì, però secondo me oggi dobbiamo aspettare un attimino, perché siamo proprio in un momento di transizione e dobbiamo capire quali strumenti utilizzare per proseguire questo percorso. Quindi ancora, secondo me, dobbiamo un attimino aspettare per capire cosa ci aspetta nel futuro. L'evoluzione dei tempi poi ce lo dirà. Sì, anche perché tutto anche cambia. Come dicevi, dicevi tu, bene, tutto cambia. È tutto sempre in dinamica, guai a fermarsi. Anche noi cambiamo. Giovanni Sei, lo possiamo dire, lo scopriremo solo vivendo. Scopriremo anche la mia attività di piscina e pallanuoto. Bene, è stato un piacere, grazie per averci seguito. Prossima settimana, nuovo appuntamento. Grazie mille, all'imprenditrice Pagano. Grazie. E belle cose che ci hai detto questa sera. Grazie a voi. Ti ringraziamo e ci vediamo al prossimo appuntamento.